Questa è una paziente, Sì. direttore, che praticamente vede marzo 2018, una mammografia, quelle dello screening, diciamo, che viene offerto gratuitamente alle donne. 2018, capisco che non ci sia un'urgenza, che sia uno screening, che infatti lei dice auguri, nel senso che ovviamente si augura di non ammalarsi, ma quello come tutti, perché insomma da qui al 2018 un eventuale inizio di tumore al seno. Chiarissimo, chiarissimo. Beh, allora, sui tempi di attesa naturalmente non è un problema solo di mammografia, poi centriamo sulla mammografia. Sui tempi di attesa c'è da dire che lì si misura la capacità di un sistema di farsi carico dei problemi reali. Oggi noi abbiamo intanto un approccio che tira a riequilibrare domanda e offerta. Guardiamo i dati oggi di Arezzo, sia nel Grosseto, anche di Siena e di Grosseto, vediamo che rispetto a un anno fa le differenze fra domanda e offerta, cioè domanda di prestazioni e offerte di prestazioni, quindi tempi di attesa, si è fortemente ridotta a un terzo del totale, quindi i risultati già si possono vedere. Ma non siamo contenti, il vero risultato sarà quando noi avremo una chiara differenziazione, partirà dal 1° gennaio questo percorso e si concluderà il 30 aprile, una chiara differenziazione fra prestazioni per diagnosi, la prima diagnosi che deve essere fatta rapidamente, e prestazioni di follow-up. Il caso specifico della mammografia però lo voglio stigmatizzare. Noi abbiamo un 30 purtroppo per cento di donne chiamate a farsi la mammografia che non la fanno. Ora si è ridotto quest'anno al 20%, quindi devo dire un complimenti alle donne. Quella donna, io non so quanti anni avesse, ma ho il sospetto che non fosse una donna sotto i 35 anni o sotto i 40 o 45 anni. È una donna in quella fascia di età in cui aveva. 40-45. Vai, è una fascia d'età in cui doveva andarsi a fare lo screening. Forse è stata chiamata e non c'è andata, Io sospetto. questo non lo so. Non lo sappiamo, non lo Io questo sappiamo, non lo. non c'è possibile. Quindi però, ecco, Ma insomma, proviamo a. 2018 è un po' in là. Se era un caso urgente. No, perché sennò non ci capiamo, No, non lo capisco. Continuiamo a parlarci a vanvera. Allora, Allora, spieghiamo al spieghiamo. cittadino che Oh, ci sta ecco. ascoltando che. Ora noi faremo in modo che per tutte le prestazioni, mammografia inclusa, le prestazioni di prima diagnosi siano fatte, prenotate in prossimità e abbiano una classe di priorità più Che vuol dire urgente. in prossimità? L'ho spiegato finora, dove si prescrive e si Si prenota. prenota, Quindi ok. questo è semplicissimo, se c'è una criticità non c'è bisogno di scomodare il social network, ci si rivolge al medico curante.